Ciao. Ciao, oggi vi mostro come poter realizzare due piccole befane costruite su un mestolo di legno. Quindi partiamo proprio dal mestolo di legno. Un normalissimo mestolo di legno. Ho dipinto con acrilico rosa la parte piatta del mestolo. Ora, aiutandovi con un elissometro o comunque con una forma ovale, disegnate su un pezzo di maglina. Io ho usato la misura 75, ecco qua, l'ho disegnata così, anche con una bic, non ha importanza, non mi interessa che il segno si cancelli. L'ho disegnata direttamente sulla maglina rosa e poi ho disegnato anche un altro cerchio che è il 45. Quindi due ovali. Li ho ritagliati tutti attorno, lasciando almeno mezzo centimetro dal segno per ogni ovale. Ho fatto una filza tutta attorno, qui l'ho già preparata. Tutta attorno e procedo a riempire con un po' di ovatta piatta questo ovale e stringo la filza, accompagno l'ovatta all'interno e tiro la mia filzetta. Allora, non deve essere chiuso completamente, devo lasciare una parte aperta perché deve mantenere la forma ovale. Altrimenti diventa un cerchio e a me non serve. Così fisso l'ultimo punto, così tutto il lavoro si ferma e chiudo. Ritaglio. Ok, questa parte qui a me serve per costruire il retro della testa della befana, perché altrimenti questa parte è troppo piatta. Perciò procedo a mettere della colla a caldo sul bordo di questo ovalino, così, e lo posiziono dietro il cucchiaio. Ecco qua, in questo modo qua. Quindi questo sarà il mio davanti, questo è il mio dietro. Con l'altro ovalino, quello più piccolino, invece ho fatto il nasino. Questa volta la filza l'ho chiusa completamente, sempre imbottita ma chiusa completamente. Lavoro un po' questo nasino in modo che abbia proprio la forma ovale. Procedo a creare il viso della befana. Allora, recupero del fard e sporco un pochino i bordi del cucchiaio. Così gli diamo un aspetto un pochino più reale. Di qua, destra e sinistra. E sporco anche il nasino completamente. Procedo ad incollare il nasino sul cucchiaio, così, e premo, tengo premuto un attimo in modo tale che non si veda lo spessore della colla sotto. Se io tengo premuto e aspetto un attimo che si asciughi, il nasino resta appiattito e non si solleva, in modo da far vedere la colla sotto. Eccolo qua. Adesso con la penna gel, oppure se volete anche con del colore acrilico, faccio gli occhietti. Allora, un cerchio, questo è il mio modo di fare gli occhietti, poi ognuno avrà anche il proprio. Un cerchio completamente colorato, anche se avete acrilico nero va bene lo stesso, e poi ho fatto un altro cerchio un pochino più alto, anche un pochino più grande, così gli dà l'espressione un pochino buffa, perché questa è una befana, quindi deve avere un'espressione un pochino buffa. Faccio sempre a tempo ad allargarli i miei cerchi quando li ho fatti. Gli faccio un sopracciglio, così, una specie di virgolina sopra, e un altro un pochino più alto. Ecco qua. Poi, sempre con l'acrilico bianco, invece stavolta facciamo i punti luce. Acrilico bianco, un puntino qui e un puntino lì.
o comunque a piacere. La guancia, 1 e 2, e anche nel nasino, 1, 2, 3, quanti se ne vogliono. Per fare invece la bocca procedo a fare una riga non perfetta, quindi un sorriso un po' sghembo, così, magari metà. E io mi aiuto con un bulino con la punta molto molto piatta, ma va benissimo anche un pennello molto fino. Gli creo due dentini, quindi due piccoli triangoli un po' strani che escono da questa bocca. Uno grande, uno piccolo, tre, quanti se ne vogliono. È una Befana, quindi deve avere l'aspetto un po' particolare. Il risultato è questo. Ok, lo mettiamo da parte e così si asciuga per bene. Per fare le braccia ho utilizzato uno spiedino abbastanza lungo. Ho misurato circa 30 cm, me ne servono circa 30 cm, quindi ho segnato, ho fatto il segno a 30 cm e lo taglio su dove c'è il segno. Posso usare un seghetto, posso anche spezzarlo con le mani adesso, dipende da cosa trovate. Ok, quindi questi sono il mio bastoncino per le braccia. Devo fare la parte delle maniche, quindi io mi ritaglio un rettangolo che misuri 15 cm per almeno 30 di lunghezza. Se volete, io ho utilizzato per tutti i miei progetti una passamaneria un po' vecchiotta che trovate magari nelle mercerie o nei mercati. Fa un sacco di bel effetto, insomma. Quindi prima ci applichiamo la passamaneria e poi chiudiamo il lato lungo di questo tubolare. Lo giriamo sul dritto. Faccio uscire tutto il tessuto. Spingo e lo recupero. Così. E poi procedo a fare due filze proprio a livello della passamaneria o del pizzo, va benissimo anche del pizzo nero, così è più facile forse anche da trovare, una filza a livello proprio del pizzo, di qua l'ho già fatta, di qua procedo a farla. Qui taglio perché ho preso all'interno anche un pezzo di pizzo. E molto semplicemente faccio una filza, non serve neanche tanta precisione, va bene, è una cosa anche abbastanza casuale, tanto serve solo per stringerla attorno al bastoncino, quindi non deve essere neanche visibile. Chiaramente sto utilizzando del filo nero perché così è più semplice. Procedo abbastanza in fretta, eccoci qua, arrivati. Mi lascio sempre due pezzetti di filo da una parte all'altra perché devo stringerli nel bastoncino. Ok, ora tengo la cucitura sotto, in questo modo qua. Prendo il bastoncino, lo infilo all'interno di una delle due parti, metto un goccetto di colla, non esattamente in cima al bastoncino, ma un pochino più basso. Perché il pezzettino di bastoncino che ho qui deve rimanere fuori o comunque possibilmente non essere all'interno del tubicino, perché poi posso, se voglio, attaccarci un filo sul quale appendere magari caramelle, una calzina, un pensierino per un'amica, per dei bambini, quello che vogliamo poi fare. Recupero il mio filo, eccolo qua. L'unica accortezza è non mettere la colla e bloccare la filza all'interno, cioè bisogna stare un attimo attenti, quindi non mettetela troppo sopra questa colla nel bastoncino, ma va bene anche più bassa. La colla serve solo perché altrimenti tutto scivola via, non è sufficiente questa filza qua, questa filza serve solo da bellezza per chiudere la manichetta. Quindi vedete, io la metto abbastanza bassa, così. Cerco di centrare magari anche la cucitura del mio tubolare, bassa, senza prendermi la filza come dicevo prima, perché così anche tutto il tubolare resta fermo, e chiudo
la filza fatta sui polsini. Vedete che non si vede assolutamente il filo, la filza, non si vede niente. Resta solo la passamaneria. Ok, adesso arriccio più o meno al centro. Lo cerco a occhio, il centro, così. E mi aiuto con un pezzettino di filo di juta a chiuderlo al centro. Quindi faccio uno, due giri. Stringo. Ok, e taglio. A questo punto riprendo il corpo della befanetta, il mestolo, mi taglio un altro pezzo di filo di juta, metto della colla più o meno qua, fate finta che possa essere tipo il collo, e l'appoggio, così me la posso anche guardare, posso anche abbassarmela, l'appoggio dove ho fatto il nodo col filo di juta. Questo lo giriamo un po' perché è la cucitura. Ecco qua, così. Aiutandomi con l'altro pezzo, faccio lo fisso definitivamente, quindi faccio come delle X. Tiro, tengo ben teso sto filo e blocco bene queste braccine sul mestolo. Sto tirando questo filo qua, così, ok, ben teso. E chiudo con un nodo. Io normalmente quando posso i nodi li fisso sempre con un goccetto di colla, così sono anche più tranquilla. Ok? Questa è la mia befanina. Il tubolare qui, se lo fate un pochino più lungo, vi viene di lunghezza, vi viene anche un pochino rimborsato. Perfetto. Ora procediamo col vestitino. Il vestitino è sempre un rettangolo, la misura qui è 80 cm per 20. Anche qui sotto ho applicato il famoso pizzo e poi ho chiuso la parte più corta. Vi faccio vedere come realizzare il vestito. Quindi io di qua a sinistra, o comunque da una parte, tengo la cucitura. Faccio combaciare la parte opposta e qui taglio una specie di V a occhio, che è il giro manica in realtà. Ora vi faccio vedere cosa succede. Ok, ho questa V che messa così, con la cucitura dietro, mi fa il giro manica. Adesso, procedendo da dietro, faccio una bella filza lungo tutto questo vestitino, facendo una pieghetta, sarà circa la misura, sarà un dito, quindi piego all'interno, sto lavorando sul rovescio, piego all'interno circa un dito, mi sposto un po' più in qua, ecco, così. Infilo l'ago da sotto perché poi devo stringerla sul collo della befana, quindi a me il filo serve che stia all'interno, l'inizio del filo, il nodo. E faccio una cucitura, una filza, non tanto grande, lungo tutto il bordo, cercando di mantenere sempre questa piega più o meno della stessa misura, più o meno sempre all'altezza di un dito. Ok. Ora, quando arrivo al giro manica, vi faccio vedere il salto che bisogna fare con il filo. Perfetto. Allora, sono arrivata qui. Vi mostro. Sono arrivata qui. Faccio la piega qua. Più o meno, Ok. Col filo che è infilato nel rovescio, faccio il salto e riparto dall'altra parte. Non devo tagliarlo, deve restare così. Non è necessario fare altro, come se tutto il vestito non avesse quel taglio. Ok, siamo alla fine. Avete notato che la filza l'ho fatta bassa, non l'ho fatta alta sul livello, perché mi serve, la parte che rimane alta mi serve da colletto. Adesso vi faccio vedere appena vestiamo la nostra befanina. Ok? Faccio passare il filo che naturalmente deve essere corrispondente a dove ho fatto il nodino prima.
faccio sempre il nodo per sicurezza, giro per dritto il vestitino, taglio un po' di fili vari, così facciamo un lavoro bello pulito, ok? Anche se la Befana, anche se ha dei fili, va bene lo stesso. Allora, infilo all'interno il mestolo. Infilo il filo, soltanto il filo, e questo quindi diventa il giro manica. Uno. Apro qui, vado alla ricerca del filo e infilo il filo nella mia Befana. Giro al rovescio e quando tiro la mia filza e cerco di controllare che la ricciatura non si sia pizzicata, che non sia andata all'interno, come questo caso qui, ok? La recupero un po', me la guardo davanti prima la mia Befanetta. Come vedete, praticamente il vestitino è fatto, quindi è davvero molto semplice. Faccio un bel nodo dietro e stringo forte, forte, perché altrimenti scivola, è brutto da vedere, quindi bene forte. Ok, e taglio. Accompagno magari un pochettino la felsa, sì, la ricciatura. Anche se resta queste parti qui, non ci interessa perché abbiamo pensato anche ad un gilet. Perciò questo è intanto il vestito. Il gilet è un altro pezzettino di materiale qualsiasi. Per qualcuno ha usato del panno lenci, per qualcun altro ha usato della felpa, ha usato del pelo, quello che avete in casa. Questo è un pezzo di maglietta. Erano due pezzettini, io li ho uniti assieme perché mi piaceva questo. Quindi la misura è circa 30 per 12 centimetri circa. E il lavoro è lo stesso, fate conto che questo pezzo è tutto uno. Piego così come se qui avessi avuto la cucitura uguale al vestito. Piego di nuovo, così, e taglio il mio triangoletto di giro manica dal lato di qua. Questa volta il lavoro è questo. E quindi questa volta la filza la faccio ma senza svoltare all'interno il tessuto, perché è tanto grosso, soprattutto in questo caso qua. Ok, da qui faccio il salto e riparto dall'altra parte. Una filza abbastanza velocina qua, senza tanti ricami. È una Befana, vi ricordo, perciò un po' approssimativa è più che perfetto. Bene, arrivo alla fine e anche qui, come per il vestito, procedo ad infilarla utilizzando il salto della manichetta. Prendo un cappio, prendo l'altro. Me lo giro verso di me perché non vedo, e in questo modo lo stringo attorno alla mia Befanina. Controllo che sia tutto a posto dietro, dopo l'accompagniamo la ricciatura. Stringo forte anche qui e voilà. Ok, e questo è il nostro gilet. Poi andate a recuperare bottoni vecchi della nonna, bottoncini di cappotti distrutti, qualunque tipo di bottoncino abbiate in casa, e lo applicate alla fine della filza, quindi chiude il nostro gilet. Procediamo coi capelli, che sono molto semplici, della lana. Chiaramente il discorso, la bellezza di questi lavori sono le tinte. Cercate di restare nelle tinte che possano andare bene assieme. È vero che è una Befana, ma insomma, facciamo più o meno questa misura, teniamo questa misura qua. Fate conto che dobbiamo fare uno chignon sopra, quindi io faccio il pezzo dello chignon, prendo questa misura, tanto vanno tagliati, e procedo a fare una matassina di lana, abbastanza consistente in realtà, perché ho bisogno di coprire anche la testa dietro. Adesso vi mostro come si fa.
Allora, i giri dipendono, cioè quanto grande, quante volte devo, quanto grande devo realizzarla questa mia matassina, dipende soltanto dal tipo di lana che avete. Alcune lane sono bouclé, sono grosse come queste, quindi ne servono magari meno, altre lane più fine, probabilmente serve molto più materiale. È ad occhio, non si può stabilire una misura. Ok, poi prendo un altro pezzettino di lana. Allora, creo prima lo chignon, quindi più o meno questa è la metà. Questo è l'anello, prendo appena sotto il dito e lo chiudo. Così lo stringo forte. Là. Ok, così. Ok, procediamo con la colla. Quindi io metto un po' di colla sicuramente nel bordo, però intorno al viso cerco di andare un pochino proprio al limite del mestolo. Così. Sparo anche un po' qui sopra dove c'è quella specie di pallina che ho fatto con la maglina. Appoggio i capelli e li accompagno in avanti per primo, in modo da incorniciare un pochettino questo viso. Perfetto, poi giro. Ok, sono così e sporco la famosa pallina di, con la colla sempre, di maglina, e accompagno i capelli sopra, una parte e l'altra. Adesso diamo una bella pettinatura a questa nostra befana con la forbice. Parto da sopra e taglio verso l'altro, gli scalo i capelli, così, non tutti insieme, magari uno, due, tre alla volta, così diventano più irregolari. Lo stesso, in giro di qua, lo stesso faccio dietro. Se la tenete in piedi andate meglio, perché avete una visuale migliore. Da distesa così si va un po' male, ma il discorso è lo stesso. Voilà, togliamo via questi pezzettini. Ok, adesso volendo è possibile metterci un fiocchetto sopra, oppure anche un lavoro di questo genere. Io ho preso un pizzo vecchio, riciclato, ho fatto al centro del pizzo una filza, l'ho fatta in bianco che così si vede, la tiro da una parte e dall'altra, diventa una specie di cuffietta e la giro la befana, ecco qua. La stringo intorno a quella specie di chignon che abbiamo fatto in testa. In questo modo posso anche evitarmi di fare il cappello, altrimenti per chi lo sa fare è chiaro che è fattibile anche fargli un bel cappello. Viene bella lo stesso. Ecco qua, accompagniamo questa specie di cuffietta strana. Perfetto, oppure un fiocchetto. A questo punto basta infilare, allacciare un filo alle due bastoncini che ho lasciato qui, vedete che ho lasciato la puntina a destra e a sinistra. Ci metto un filo, vi faccio vedere una già fatta, un cordino, un filo di juta, e posso agganciarci la scopetta e la scopetta, oppure la calzina, oppure posso mettere una ghirlanda di caramelle, quello che preferisco. A questo punto le befanine sono pronte. Grazie.